Avete perso la casa, ve ne stanno dando un'altra. Sì. Si può ricominciare a vivere, quindi? Speriamo, si spera. Si spera. E la speranza, dicono tutti, è l'ultimo a morire, però io questa speranza mi sa che sta iniziando a, non a gradini, a piccoli gradini, perché adesso nel futuro troveremo molte difficoltà, non per la casa e altra cosa del genere, in giro intorno al mondo. Secondo me ancora non siamo sicuri, dobbiamo avere ancora la sicurezza, e la sicurezza è ancora molto, molto lunga, la strada è molto lunga, giusto Paolo? Sono d'accordo. Mi ripongo la domanda o magari un'altra domanda, perché vorrei rispondere, perché tanto sono concorda al 100% con quello che ha detto lui, perché si tende sempre a pensare vi riassegneranno una casa. D'accordo, il comune sta dimostrando in questo di essere zelante e sensibilizzato nel nostro problema, e nessuno, anzi tanto di cappello, perché in fondo ora ho capito che tutto ciò che pensi che sia scontato non lo è. Quindi, per carità, noi potevamo oggi non avere neanche la possibilità di firmare un contratto. Come diceva il mio vicino di casa Giorgio, la casa è soltanto la prima pietra al miliare che segnerà la rinascita, ma tutte le altre problematiche, quando hai perso l'auto, va bene, l'auto non è nulla, c'è chi ha perso la vita, ma non mi metterò a disquisire su questo perché non ci sarebbe il confronto, non ci sarebbe il paragone, il mio cuore piange per loro. La firma del contratto, che è stamattina, era il presupposto di base per poter poi attivare le utenze che sono a carico del comune, perché ci siamo impegnati ad attivare le utenze, gas, luce, acqua, eccetera. La disponibilità delle chiavi gliela diamo già, perché se hanno da portare cose personali abbiano già la disponibilità dell'immobile. Poi daremo loro le utenze. Una volta ottenute le utenze, arriveranno prima gli elettrodomestici, che sono oggetto di una donazione, e poi concorderemo con un altro soggetto donatore anche l'arrivo dei mobili. Io mi auguro con una tempistica più solerte possibile, ecco. Quindi la casa è arredata? Per chi ha perso tutto? Sì, la daremo arredata ovviamente con l'arredo di base, cioè la cucina, la camera da letto, tutto ciò che riguarda la camera da letto, comunque sì, arredata. Oggi 5 contratti, ce ne saranno altri? Allora, stamattina i colleghi sono, che non vede qui, sono in giro con altri sfrattati, sfollati meglio, per far visionare altri alloggi disponibili, e hanno appuntamenti a seguire, quindi entro la settimana dovremmo far vedere gli alloggi alternativi a tutti i 12 sfollati. Comunque le zone sono abbastanza rimasti in zona, questi primi 5, sì. Hanno scelto, premetto che hanno scelto. Due sono... Allora, uno in salita di Pino Sottano, via Montebruno, via Torricelli, via Poligono di Quezzi e via Burlando. Quindi gli sfollati non hanno spese, cioè il comune si occupa di tutto? Sì, perché noi, come le ho detto, faremo pervenire in loco l'arredo, e vorremmo far partire anche la nuova bollettazione da gennaio, in modo che abbiano almeno 2 mesi da non dover pagare l'affitto. Ci hanno fatto andare su per darci ospitalità, perché noi siamo i più bassi, e niente, abbiamo mangiato, dormito, poi ci ha assistito la GAU, quei ragazzi della Croce Rossa di Prato, che sono una meraviglia. Mai visto dei ragazzi così, proprio bene. Ora avete firmato la casa, state riprendendo a vivere piano piano. E piano piano ci metteremo a posto, perché ho un fratello di 82 anni, quindi lui non fa niente. Mi tocca sempre stare dietro a tutti. Dove ve l'hanno data la casa? In via Burlando. Avete scelto voi di andare lì? No, ci hanno fatto vedere, i miei figli sono andati, hanno detto mamma è bella, una bella casa, si presenta bene, meglio che dove eravamo lì, in Piazza Adriatico. Quelli erano magazzini che non dovrebbero nemmeno affittare. E difatti non li affitteranno più. Ma si può ricominciare? Si ricomincia per forza, finché c'è un po' di salute. È logico, guai.
Avete perso tutto, qualche mobile, siete riusciti? Tutto, avevo dei mobili della mia nonna, tanto belli, mutande, non c'ho niente, tutta roba consegnata da persone, porto i slip da uomo, non c'è niente. Oggi ha già le chiavi, quindi? Oggi le hanno le chiavi, sì, quindi siamo a posto. E meno male che si trovano tutte persone come si deve proprio.